Buonasera a tutti, io tra l'altro sono acquisito ma sono mugellano perché sto qua a Vicchio. Ma io ho cominciato a occuparmi di finanza etica proprio dal mondo della solidarietà per seguire il filone del corso che è su economia della solidarietà. Quindi un po' per caso mi sono trovato a essere tra i fondatori della banca più di 25 anni fa con Manitese, che era un'organizzazione che è presente anche qui a Firenze, a Scandicci, che si era trovata a fondare una banca in modo abbastanza sorprendente, ma più che altro per dire: ma cosa fanno i nostri soldi là? Una volta si sapeva che uno andava in banca, metteva i soldi e più o meno venivano investiti nel territorio. Oggi questa cosa in realtà succede solo con le banche di credito cooperativo, che più o meno investono sul territorio, però anche le banche di credito cooperativo, poi alla fine, se gli chiedi dove vanno a metterli, ti dice sul territorio, ma non ti dice dove, no? E quindi non sai se cosa hanno finanziato. Invece, nella storia delle banche, perché anche le stesse banche di credito cooperativo sono nate con una spinta etica, ma il Monte dei Paschi è la prima banca etica al mondo, no? Nata in contrapposizione ai banchi fiorentini, dei Medici, dei Peruzzi e degli Strozzi, proprio per dare credito, per fare microcredito, diciamo, agli artigiani del faccio sempre confusione, insomma, basso medioevo, alto medioevo, come si chiama, poi dove succede attorno al 1300. E tra l'altro con la spinta dei francescani, che si erano resi conto che prestare denaro non era solo una cosa negativa perché si chiedevano interessi, ma si metteva in moto l'economia. Ecco, tutte queste banche, il Monte dei Paschi, casse di risparmio, le banche popolari, le banche cooperative nascono, diciamo, perché di solito qualcuno di illuminato ragiona su come si può fare meglio banca per raggiungere le persone svantaggiate, quindi hanno nella solidarietà la loro nascita. Con la finanza etica o banca etica avviene un processo un pochino diverso, perché non, per capirsi, non sono i poveri che si mettono insieme per fare la cooperativa per avere il credito, ma sono i ricchi, o meglio, sono le persone come noi in realtà, non particolarmente ricchi. Le persone in una società finanziariamente matura in cui c'è un sacco di banche che dicono: ma noi vogliamo una banca diversa. Quindi è un movimento molto più dal basso verso l'alto e con degli obiettivi, quindi facili da dire. Vogliamo, e come sono tanti facili anche gli obiettivi delle cose che vi ha raccontato Alberto ora, no? Siamo tutti d'accordo quando si dice: vogliamo finanziare solo cose che sono utili al bene comune. Ah, beh, tutti d'accordo. Bene, poi dopo come fai a farlo? Ecco, allora, quello che voglio trasmettere è che la banca etica nasce con questa spinta. Provocatoriamente è stata la prima banca a pensare al mondo, ma ancora ora lo fa, di mettere tutti i finanziamenti che fa sul web. Quindi se qualcuno di voi ha voglia, va a vedere bancaetica.it, guarda dove sono i suoi finanziamenti, vede anche a bordo come abbiamo finanziato. Ecco, potete trovare anche qualcosa che è stato finanziato da queste parti. Qual è stata la prima difficoltà nel coniugare, per seguire un po' quello che sentivo, diceva Alberto, grazie. No, quello che diceva Alberto, qual è stata la prima cosa da fare? La prima cosa, chiaro, ci metto sul web quello che finanzio, è già così, ma quindi mi do dei criteri, e tendenzialmente ti dai dei criteri di esclusione: non investo nelle armi, non investo nelle attività che inquinano i terreni, non investo in tutta una serie di... Se tu fai scorrere qualunque cosa ti piace, va bene, loro guardano, è meno noioso. Però piano piano, in un mondo come quello delle banche, che è l'attività più regolamentata che esiste, mentre, cioè, mi sembrerà impossibile, ma c'è meno regolamentazione ad aprire una panetteria, che sappiamo cosa vuol dire l'HACCP, no? Che piuttosto che quello che succede con le banche, perché nelle banche sei monitorato in continuazione, nel quotidiano devi rispondere agli organismi di vigilanza. Non è neanche sbagliato, trattano i nostri soldi, abbiamo visto anche cosa possono fare, cioè farceli perdere i soldi, quindi c'è un motivo. Pensate che comunque sia, anche nei casi di banche fallite, lo Stato fino a 103.000 euro garantisce tutti i nostri conti correnti, quindi voi potete mettere i soldi nel conto corrente in qualunque banca e fino a 103.000 euro li ripaga lo Stato se la banca fallisse. Non copre le obbligazioni, i titoli un pochino più complessi, ma è quello che si tiene sul conto corrente, no? Quindi lo Stato dà questa garanzia enorme perché le banche sono importanti, dopodiché chiede che le banche lavorino in un certo modo.
Ecco, lo sforzo più grosso che abbiamo fatto in questi 25 anni è quello di inserire delle idee che hanno a che fare con la solidarietà, con la giustizia, con l'economia civile, nelle prassi bancarie, nei regolamenti, nelle modalità con cui si va a erogare il credito. Le banche hanno regolamenti su tutto, no? Quindi noi per esempio abbiamo l'erogazione del credito. Nell'erogazione del credito Banca d'Italia ti chiede di dire quali sono i criteri con cui vai a fare l'erogazione del credito, chi è che controlla, chi dopo vai a guardare i crediti che non funzionano, come fare a recuperarli, quante garanzie devi chiedere per avere, per dare credito, una serie di cose, va bene. Noi non possiamo esimerci da fare questa cosa, però abbiamo inserito nel credito intanto i criteri di esclusione. Noi non vogliamo finanziare tutte queste cose e quindi abbiamo messo insieme in piedi un sistema di controllo. Quindi come si controlla chi ha una cassa, lo sa che si fa il controllo di cassa alla fine giornata, no? Fanno anche i banchieri in banca, si guarda che conti tornino e se non tornano pinza, accende una lucina rossa. Così si è messo però un sistema che è anche informatico, che se per caso finanzi qualcosa e che farò le armi, si accende una lucina rossa, non vai avanti, d'accordo? Se per caso finanzi qualcosa e non hai fatto una valutazione sociale ambientale di quello che stai finanziando, mentre fai il formato, inserisci i dati di quello che ti ha chiesto il finanziamento, a un certo punto ti viene chiesto, è stata fatta una valutazione sociale ambientale? Se sei una cooperativa, si guarda se sei veramente democratica, si guarda qual è la differenza di stipendio tra il direttore della cooperativa e l'ultimo degli impiegati, perché se è di 50 volte, no? Siamo una cooperativa, però forse non ci siamo. Ora vi faccio degli esempi, ce ne sono tanti di indicatori di questo. Ma la fatica è stata metterli in fila, tutte queste cose, metterli dentro un processo come quello della valutazione del credito. Per esempio, sul credito abbiamo scelto che i soci di Banca Etica, alcuni di loro come volontari, possono fare valutatori sociali. Quindi quando noi abbiamo un nuovo soggetto giuridico che chiede dei soldi, questi volontari che hanno fatto il corso di formazione gli fanno tutta quella serie di domande, appunto quelle sulla parità di genere, sulle attenzioni ambientali, sociali. Non è che non troviamo le imprese perfette, no? Però escludi quelle che non funzionano, che è la cosa fondamentale. Noi abbiamo un interesse a essere sostenibili, vuol dire stare attenti all'ambiente, stare attenti al sociale. Ecco, trovare un'impresa che riesce a stare attenta sia all'ambiente che al sociale. Insomma, tu si sta attenti al sociale, tu si sta attenti all'ambiente, no? Ora, oggi per fortuna sono sempre più casi di simile. Ecco, io se dovessi dire qual è la cosa che ha reso concreto l'attività di Banchetti, è proprio quella di aver inserito nelle prassi e procedure dell'economia tradizionale, aver provato a inserire dei ragionamenti che aiutino a misurare quello che stai facendo, a darne conto, ma anche a risolvere, penso che ho sentito quando sono arrivato parlare anche degli aspetti umanistici, no? Ecco, a risolvere i dilemmi etici, perché se vuoi fare qualche cosa che abbia a che fare con la solidarietà, con l'ambiente, con qualunque cosa, ti trovi immediatamente immerso in un dilemma etico, perché evidentemente se hai bisogno di dire voglio fare economia civile piuttosto che voglio fare economia della solidarietà, vuol dire che in qualche modo l'economia che sta, come sta funzionando, no, trovi che c'è qualcosa che non funziona, no? Quindi che la vuoi migliorare, quindi hai un'ottica positiva, però siamo immersi in questa economia, no? Quindi le contraddizioni ci siamo affogati dentro, no? Allora è proprio un, secondo me, tutto lo sforzo anche dell'economia civile, ma parlo per Banca Etica, l'idea della finanza etica è proprio quello di saperli gestire i dilemmi etici in cui siamo affogati continuamente, perché ogni tanto ci toccherà di dover decidere tra se assumi una persona o se fai più attenzione ambientale, se fai crescere il benessere dei tuoi lavoratori o assumi un'altra persona, no? Per dire, cioè, oppure semplicemente che te lavori con una, con un'impresa, questa impresa andava tutto bene, però poi ha preso un appalto dal Ministero della Difesa per pulire le caserme. Te hai detto come banchetta non puoi avere nulla a che fare, questi magari erano anche bravi, però cosa fai? Interrompi il lavoro con loro oppure no? Noi tendenzialmente lo interrompiamo, però non è che sia la soluzione migliore, no? Però è gestirli i dilemmi etici, e gestirli vuol dire non nasconderli, sezionarli, cioè andare a capire quanto sono rilevanti, quanto sono importanti, vedere se ci sono alternative,
vedere se puoi costruire qualcosa di nuovo e soprattutto tenere traccia di tutto questo, perché è così che si cresce, non è nel fare, nel dire per forza se abbiamo preso tutte le decisioni giuste. Difficile non prendere sempre tutte le decisioni giuste, però che le abbia prese in modo responsabile, cercando di capire, tenendo traccia di come ha preso le decisioni, beh, questo si può fare e ci aiuta, tutti quanti a crescere. Quindi anche nel gruppo mi fermerei, anche perché non so quanto tempo, non so quanto tempo che non ne avevamo parlato, però la gestione dei dilemmi etici e l'avere inserito nel sistema di management, di valutazione di come si va e del sistema di controlli interni, indicatori che non sono solo quelli finanziari, è una cosa notevole. Abbiamo un report di impatto che per esempio su 25 indicatori dice quanti posti di lavoro abbiamo creato, quanta CO2 abbiamo risparmiato, quanti migranti sono stati accolti grazie al finanziamento di Banca Etica, quindi non quanti migranti sono accolti dalle realtà finanziate da Banca Etica, no, quanti migranti in più sono stati accolti grazie al fatto che Banca Etica ha fatto del credito, che è un'altra cosa, no? È un pochino più complicata da misurare, però abbiamo Tommaso Rondinella, tu hai parlato anche del BES a un certo punto. Sì. Tommaso Rondinella lavorava all'Istat, ha fatto il BES, poi è venuto a lavorare in banchetta, quindi lui sa misurare queste rondine. Quindi, sì. Volevo chiederti invece se si può dire due parole anche di etica SGR, di che cos'è che fa, perché non è indifferente anche questo, sì, aspetto. Ecco, una cosa che è venuta fuori con non poche polemiche a proposito dei dilemmi etici. Siamo partiti con Banca Etica, dopo poco siamo partiti con Banca Etica, abbiamo fatto, dopo 2-3 anni di fatto, una società di gestione di risparmio. Una società di gestione di risparmio è una società che si occupa di investimenti. E quindi, mentre se voi mettete soldi in Banca Etica, in conto corrente o un'obbligazione, alla fine finanziate, non so, chissà caro, qua, per fare un esempio, una cosa sta finanziata o qualche agricoltore della zona, se mettete i soldi nei DSGR non vengono più vicino, non è detto, diciamo non vengono più vicino. Perché? Perché le società di gestione di risparmio investono in titoli che sono liquidi, cioè in qualunque momento possono essere venduti. Mentre invece se io finanzio il circolo Arci, non so di Spignano come è finanziato, però per dire, non è che il giorno dopo vendo a qualche altra banca il mutuo, fanno quello che tieni finché non l'hanno pagato, d'accordo? Nessuno lo compra, quello è il mutuo alla casa del popolo, per essere chiaro. Mentre invece se compro le azioni della Fiat il giorno dopo, ma il giorno stesso le posso vendere. Questo è un vantaggio, perché se uno ha dei soldi e non vuole bloccarli, li vuole tenere da qualche parte in modo che magari abbia un minimo di rendimento, oppure se non vuole rischiare, non rischiare, diciamo, beh, allora ci sono queste società di gestione di risparmio che comprano titoli liquidi. I titoli liquidi sono o obbligazioni governative, titoli di Stato, o azioni che sono in borsa. Qual è la differenza? La differenza è che se io vado da solo a farlo è un mestiere complicato. Se lo faccio fare a una società di gestione di risparmio, io magari ci metto 10.000 euro, però i miei 10.000 euro fino a un paniere dove ci sono i 10.000 euro di altre migliaia di persone, e quindi io non compro un'azione, compro, è come se comprassi un paniere di 100 azioni più titoli di Stato più quello che, e quindi rischio molto meno, perché è più difficile sbagliarsi, tante cose. Ecco, quando partite al DSGR a proposito di dilemmi etici, e qualcuno, mi ricordo benissimo, qualcuno disse sì, va bene, noi andiamo a scegliere le compagnie quotate migliori del mondo che stanno più attente, però dobbiamo trovare almeno qualche centinaio, perché sennò non funziona questo giochino, vi ho detto, di rischiare meno, E quindi, insomma, in alcuni casi abbiamo semplicemente le meno peggio, no? E sì, poi abbiamo deciso da 25 anni niente petrolio, niente estrazione di combustibili fossili, da 25 anni, non negli ultimi, niente armi, niente estrazione da miniere, niente titoli finanziari, insomma, già abbiamo ridotto di tantissimo. Però questo mio amico disse, sì vabbè, ma il migliore dei maiali è sempre un porco. E questo è il dilemma etico, no? Cioè, te vuoi dirla quanto ti pare che hai scelto il migliore, però insomma alla fine investi in multinazionali, no? Allora, sui titoli di Stato va un po' meglio, perché sui titoli di Stato, invece di comprare il titolo di Stato italiano, magari ci metti qualche altro titolo di Stato che prende meno, però rischi meno di perdere soldi, come quelli tedeschi piuttosto che altri paesi, quindi
funziona, però sulle azioni è un po' così. Però alla fine qual è stato il motivo per cui l'abbiamo fatto lo stesso? Perché alla fine non puoi dire che l'unico modo per tenere i soldi direttamente è tenerli sul conto corrente di banchetta dove ti rendono zero, no? E perché così hai inutile la propria scelta. Sì, è vero, però magari qualcuno ha anche altre esigenze, no? Che magari a lui gli va bene di investire un pochino in borsa o in obbligazioni. Quindi la finanza deve essere per tutti, deve essere per tutti e per tutte le potenzialità di rischio, voglio dire, una propensione al rischio, diciamo, ragionevole, e quindi investo anche in azioni, ho una bassissima propensione al rischio, investirò solo in titoli di Stato, non guadagnerò nulla, ma io non voglio perdere nulla e quindi sto lì. E quindi sì, è nata così, però ecco, questo dilemma non è stato da poco. E oggi è una società che va molto bene, sono presidente, e non va bene perché io sono presidente, perché l'idea era buona, e quando le idee sono buone poi è tutto più facile. E oggi gestiamo 7 miliardi e 2, quindi insomma tanti soldi, ecco, che vengono gestiti tutti con criteri sociali e ambientali. Per esempio, non investiamo negli Stati Uniti perché tra i criteri sociali, in tutti i paesi dove c'è la pena di morte non investiamo, tutti i paesi dove c'è uno sfruttamento, non quelli dove si estrae il petrolio, ma dove si estrae il petrolio in condizioni particolarmente inquinanti. Il Canada sarebbe un ottimo paese, però tira fuori il petrolio dalle sabbie bituminose e si chiama tar sands, fa un discreto macello, quindi non lo finanziamo. Andrebbero bene la Nuova Zelanda, andrebbero bene tanti paesi europei, però sugli stati si va a fare questa differenziazione. E sulle imprese sì, ci sono 400 imprese nel portafoglio in tutto il mondo, però ecco, non è che sono tutti paleogeni, cioè anche imprese abbastanza, non so, una Brembo italiana che ha un pezzo che fa componentistica per auto, la Sabaf che fa pezzi per caldaie, insomma le imprese italiane sono pochine, però ci sono anche quindi sì. Grazie molto di questa, e poi magari